ma se non si liberano di questa merda non possono pensare di poter andare avanti. Questo è il punto, questo è il punto. E così vale, e così vale per tante altre cose. I processi, certo, veniva riportato anche questo, i processi hanno fatto un po' di verità, ma vedete, la verità che hanno fatto per la Diaz, per esempio, è una verità che è stata salutata quando è venuta fuori la sentenza d'appello da un grido che era: però che coraggio hanno avuto quei giudici e quel pubblico ministero. Allora è possibile che per avere un po' di verità, quando è in gioco la responsabilità di qualche potente, bisogna avere coraggio, che non è cioè una cosa normale? E voi lo sapete, sono stati condannati tutti i più alti vertici della polizia, ripeto, di carabinieri neanche uno per sbaglio, ma nella polizia tutti gli alti vertici, che nel frattempo erano stati tutti promossi e sono stati condannati perché hanno tentato alla Diaz, non solo hanno fatto la macelleria messicana, e dico macelleria messicana usando una terminologia che è stata usata dal vice questore Michelangelo Fournier, che in tribunale 6 anni dopo è venuto a raccontare queste sue cose e ha detto macelleria messicana. Certo, quando un avvocato gli ha chiesto come mai lo dice adesso dopo 6 anni, ha detto che prima aveva taciuto per spirito di corpo, però lo spirito di corpo in altri contesti si chiama omertà, e l'omertà è un fatto mafioso che non dovrebbe albergare nella polizia di Stato. In ogni caso, meno male che alla fine ha trovato questa dignità e ha detto quello che era successo. Allora macelleria messicana, ma non solo, quelli sono stati responsabili di una cosa persino più grave. Hanno fatto portare dentro da un agente e da un ispettore, 2 bottiglie Molotov dentro la scuola. Perché? Perché volevano accusare i 93 che dormivano alla scuola e che sono stati massacrati di botte, volevano accusarli del reato di terrorismo. Perché nella giurisdizione italiana una bottiglia Molotov è considerata arma da guerra e qualifica immediatamente il possessore come responsabile del reato di terrorismo, punibile con pene che vanno dai 15 anni fino all'ergastolo nel caso che l'atto di terrorismo venga compiuto. Lì dentro c'erano 93 persone che dormivano e che sono state in buona parte massacrate, 2 addirittura in coma, altre persone ferite gravemente, portati poi a Bolzaneto dove hanno subito altre cose. Nessuno di loro è stato sottoposto a detenzione vera o a condanne, nessuno, perché erano gente che lì dormiva. Fra questi un compagno di rifondazione della mia età, aveva già anche lui i suoi 63 anni allora, e proprio è uno al quale io darei il Nobel della sfiga, perché stava tornando verso la stazione Brignole per andare a prendersi un treno dopo essere riuscito a evitare le botte di Corso Italia il sabato. Ha incontrato una signora che ovviamente l'ha riconosciuto per il suo abbigliamento con tanto di fazzoletto rosso al collo, e gli ha detto: ma guardi che lì alla stazione c'è ancora un po' di problemi, sa, forse le conviene, ma se lei va su alla scuola Diaz lei può dormire. Lui ha seguito questa indicazione, è andato alla Diaz, ha messo il suo materassino ed è stato il primo ad essere massacrato. Duplice frattura al braccio, ferita alla testa e quant'altro. È stato brevissimo, perché quando è venuto a testimoniare in tribunale ha detto: quando li ho visti ho pensato la mia polizia, dimostrando, ma è anche vero, perché poi un compagno con quell'età
non ha mai avuto, perché anche lui aveva partecipato alle battaglie degli anni 70 per democratizzare la polizia. Io ero già nel sindacato e che battaglie abbiamo fatto anche a tutela di tanti giovani poliziotti che scioperando rischiavano pene, rischiavano esclusione dal servizio, eppure ottenemmo un grande risultato. Chi lo diceva prima? Che altra colpa nostra, soprattutto di noi vecchi, che pensiamo che un risultato acquisito lo sia per sempre. Non è assolutamente vero. Se non ci stai sopra, se non controlli, prima o poi te lo riportano via. Bene, non vorrei farla ancora più lunga, ma ecco una cosa che mi pare, sulla quale mi pare valga la pena di riflettere, è che noi, in qualche modo l'ho già anticipato, spesso usiamo questi termini collettivi, magistratura, polizia, politica, non vanno mica più bene. Bisogna dire quel magistrato, quel giudice, quel pubblico ministero, quel poliziotto, quell'ufficiale, quel politico, perché le generalizzazioni ci portano lontano e c'è quindi anche il rischio di, come dire, riportare il giudizio negativo sull'intero pezzo come giudizio negativo sull'istituzione che oggi si presenta male, ma che io voglio conservare e voglio far ritornare a cosa seria. Allora il problema è questo: come faccio a non pensare che il magistrato che si è occupato della vicenda di Carlo è uno che dovrebbe fare tutt'altro, perché ha chiesto l'archiviazione? Come faccio a non pensare, sulla base della documentazione che c'è, che la giudice per le indagini preliminari ha accolto quella richiesta e ha archiviato il caso senza darci neanche la possibilità di discutere quella vicenda in un'aula di tribunale? A volte in un processo può venire fuori persino la verità, se non la giustizia. E come faccio peraltro a non sapere che il PM Enrico Zucca, che ha diretto l'accusa contro i vertici della polizia, è un grande magistrato che ha fatto il suo dovere? Non è un caso che Manganelli, in questo caso è proprio il caso di dire un nome, una profezia, era uno che dopo poco che era stato nominato a capo della polizia è stato beccato anche lui in una intercettazione a dire a quel magistrato: gli dobbiamo dare una bella botta in testa perché stava un po' rompendo le scatole. Faccio a non pensare che i giudici che hanno condannato a 5 anni di galera, anche Perugini, che è quello che dà non la ginocchiata ma il calcio in faccia a quel ragazzo di 15 anni, anche lui si è beccato, poi ha fatto anche delle porcate a Bolzaneto e si è beccato 4 anni in appello. Allora come faccio a non giudicare i giudici che hanno dato 5 anni a tutti i vertici della polizia, Gratteri, Luperi, Caldarozzi, Cicinarra e chi più ne ha più ne metta, e a non considerarli dei bravi giudici che hanno fatto una cosa importante? Dicevo prima che non si può ancora dire che sono dei delinquenti perché manca la Cassazione. Di un potente non si può mai dire. Bisogna aspettare il terzo grado di giudizio perché siamo garantisti. Allora vi domando, vi risulta che per un delinquentello, un tossicodipendente, un immigrato, uno che ha rubato 2 fagioli, bisogna aspettare il terzo grado di giudizio? No, quelli sono delinquenti prima ancora che cominci il processo. Allora io dico, questa litania del terzo grado di giudizio comincia a diventarmi insopportabile. Voglio fare il garantista, ma voglio fare il garantista a cominciare dai deboli. Con i potenti vorrei fare poco garantismo e considerarli delinquenti già per il fatto di essere potenti. Vorrei usare questa nuova terminologia. Vogliamo vedere di farla così? Allora forse se riusciamo
se riusciamo a fare qualche piccolo passo in questa direzione, questo paese possiamo persino rimetterlo in piedi e rimetterlo in modo tale da non farci vergognare quando rivarchiamo i confini, perché quando varchiamo i confini e scoprono che siamo italiani, ci guardano ormai con un'aria di commiserazione, chiedendoci se abbiamo bisogno di un po' di aiuto. Questo è vero, eh? Questo è vero. Ecco.